Mando le sue telecamere, il mister è pronto per rispondere alle vostre domande. Non so chi vuole iniziare. Danilo? Danilo Perri, buon ritorno. Mister, buon pomeriggio. Allora, lei dopo la gara con il Catanzaro, alla vigilia della sfida con la Ternana, disse che la squadra aveva un po' risentito, della sconfitta. Ecco, dopo 3 KO consecutivi, come è trascorsa questa settimana? Non abbiamo pensato alle sconfitte, abbiamo pensato a lavorare perché pensare alle sconfitte non ti aiuta sicuramente a pensare positivo. Dobbiamo analizzare tutti gli errori che stiamo commettendo e cercare di migliorare sugli errori. Altre domande? Pippo Gatto, nuovapotenza.com, prego. Sì, una considerazione che volevo farle riflettendo un po' su questi 3 ultimi episodi, 3 ultime partite, ma non le sembra che i giocatori giochino un po' troppo, come dire, guardandosi nello specchio, belli, e ci mettano poca cattiveria, come dire, andare più al nocciolo invece di guardare più la bellezza del gioco? Ma non credo questo, credo che la squadra, ci sono momenti durante la partita dove gioca bene, momenti durante la partita dove commettiamo degli errori e puntualmente veniamo puniti da degli errori nostri, da palle inattive o azioni magari manovrate, ben poche da parte degli avversari. Secondo me la squadra fa quello che sta facendo a mio avviso in alcuni momenti, come ho detto prima, bene, in altri meno bene, ma non si specchia la squadra, è che come tutte le cose si vive di momenti positivi e negativi. In questo momento un momento negativo dove sia la sfortuna sia la non bravura nostra ci gira tutto contro, però noi dobbiamo cercare sempre di pensare positivo in tutte le cose. Se c'è che la squadra in questo momento non sta raccogliendo i frutti ben sperati un po' da tutti, è perché qualcosa bisogna dare ancora di più. Evidentemente manca qualcosa in più che nelle ultime partite, per un motivo o per un altro, è venuto meno. Renzo Andropoli. Sì, buongiorno mister. Di solito quando ci sono momenti così negativi come quello che sta attraversando il Cosenza, è nello spogliatoio che si cerca di trovare, come dire, il modo e la soluzione per uscirne. Ne avete parlato con la squadra, fra di voi, avete fatto un patto per uscire da questa situazione. Nei momenti difficili la cosa che si sente spesso nel calcio è che c'è qualche problema nello spogliatoio, c'è qualche problema nella squadra. Di questo ci metto la faccia, la mano sul fuoco, che non c'è niente di tutto questo. La squadra è unita, la squadra quando perde è dispiaciuta, e la squadra sa cosa deve fare, sa come siamo partiti, sa che c'è un progetto che parte dall'inizio con diverse cose, cose rispetto agli anni precedenti diversi. Abbiamo cambiato anche un po' la mentalità, la voglia di giocare sempre in avanti, la voglia di andare in pressione. L'ho sempre detto anche all'inizio, quando si parlava di una squadra molto offensiva, ho sempre detto che il sistema di gioco offensivo ti dà e ti toglie in alcune partite. No, stavo arrivando a rispondere al discorso se ci siamo guardati. Assolutamente sì, perché quando arrivano i risultati negativi uno si ferma per analizzare, ma lo facciamo anche quando arrivano le vittorie, quando sono arrivati i momenti belli. Noi analizziamo ogni fine partita, il primo giorno della settimana analizziamo sempre tutte le cose positive e negative, perché vi assicuro che anche quando sono arrivate le vittorie ci sono stati momenti e cose negative durante la partita e noi le analizziamo insieme ai ragazzi, cerchiamo di migliorare. Quando non vince, quando arrivano le sconfitte, si vede sempre solo negativo, però io analizzo e analizziamo insieme ai ragazzi tutto quello che c'è da fare e sappiamo che dobbiamo dare qualcosa in più, perché 3 sconfitte sono pesanti, bisogna analizzare le sconfitte, le prestazioni, le cose, come ho detto prima, le cose dove siamo venuti un po' meno. A proposito di quello che, a cui ha fatto riferimento prima, no? Che la squadra ha avviato un nuovo progetto di giocarsele, abbiamo sempre sottolineato, sia nei momenti positivi, ma anche quando le cose non stanno andando molto bene, che comunque la squadra ha una sua identità. Ci siamo un po' tutti soffermati, sempre che evidentemente è un problema mentale. Quando si parla di problema mentale, io mi chiedo, non è che probabilmente in questo gruppo
mancano quei calciatori che abbiano la personalità, la leadership di poter in quei momenti particolari tirare fuori qualcosa di più e trasferirlo a tutta la squadra? Ma quando non arrivano, quando non arrivano i risultati positivi, arrivano le sconfitte, vai a guardare un po' tutto. Io penso che quando porti una novità, nel senso come anche ha detto lei in questo momento, dall'inizio abbiamo sempre sottolineato che questa squadra ha un modo molto propositivo di approcciare le partite, di andare ad attaccare, adesso ci viene un po' meno, però penso che anche un fattore positivo nella negatività ci sia sempre, e nel senso che quando trovi la squadra avversaria che ti aspetta, che ti rispetta, che non ha paura, ma che rispetta e teme il tuo gioco, è un fattore positivo, che significa che ha cambiato qualcosa all'interno di questi ragazzi. Come tutte le cose, all'inizio, io credo che all'inizio ci sia l'impatto sempre positivo, poi c'è il momento di assuefazione, quindi rimani in quel limbo, soprattutto quando non arrivano i risultati. Adesso la squadra, a mio avviso, ha ripreso la marcia, perché dopo, se vi ricordate, dopo la partita col Catanzaro, ho detto che la squadra ha subito tantissimo la sconfitta, abbiamo subito un po' tutti a livello fisico, mentale, di classifica, perché poteva essere la partita che ti poteva proiettare a vedere un campionato diverso, ma adesso vedi che si è accorciata la classifica, vedi che non stiamo facendo risultati, quindi vedi, come ho detto prima, tutto negativo. Però penso ci sono anche delle cose positive di questa squadra e dobbiamo lavorare sulle cose positive. Capisco il dispiacere da parte dei tifosi, il dispiacere di ognuno di voi, però io penso che nel percorso, in un arco di un campionato, nel percorso ci sia sempre in tutte le squadre questo momento di difficoltà. Io credo che in questo campionato l'unica squadra che non ha subito questo, se andiamo a vedere tutte le squadre, è solo appunto il Parma, che non ha mai subito due sconfitte consecutive, ha trovato sempre momenti negativi e poi è ripartita. Tutte le altre squadre hanno sempre avuto qualche momento negativo. In questi momenti penso che la cosa migliore sia stare tutti insieme, tutti uniti, e lottare per lo stesso unico obiettivo che abbiamo tutti. Poi la critica è giusto che ci sia, ma delle critiche io guardo anche il lato positivo della critica. Se voi criticate l'allenatore è giusto che sia così, perché evidentemente questa squadra all'inizio ha fatto vedere qualcosa di bello. Adesso non lo sta facendo vedere, e quindi voi stampa, giornalisti, società, tifosi non rivedono più quella squadra che hanno visto magari le prime partite, e ti viene il dubbio e dici non è più la stessa squadra. Questo è il mio parere, poi magari sarà giusto o no, però credo che sia anche questo il fattore scatenante di questa negatività. Danilo Perri. Mister, è stata una settimana contraddistinta dalla conferenza stampa di Roberto Gemmi. Lei ha sempre detto di sentire la fiducia del club e della squadra. Ecco, dopo le parole del DS, si sente più o meno saldo? Mi mancava questa domanda dopo un mese. Io non continuo a ripetere, le dico sempre la stessa risposta. Le parole del direttore non c'è bisogno di sentirle in sala stampa, perché io col direttore mi confronto giornalmente, con lui, col presidente, sappiamo quello che stiamo facendo di positivo e negativo. Io continuo a lavorare, il giudizio sul mio lavoro viene fatto dalla società, dal presidente, dal direttore, se sono o meno contenti di quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Siamo partiti ritornando sempre allo stesso obiettivo iniziale, non è cambiato niente, forse per voi, ma per noi non è mai cambiato niente rispetto a quello che ci siamo detti all'inizio dell'anno col presidente e col direttore. Non vedo il motivo perché devo pensare altro, sono dispiaciuto e rammaricato per le tre sconfitte, è il momento negativo, lo sono io più di tutti voi che state all'esterno, non sono contento io, perché vedo che in alcuni momenti la mia squadra facciamo fatica a fare determinate cose, però è sempre il discorso del percorso di crescita che ha una squadra. Quindi mi riferisco alla domanda, io sono tranquillo e penso solo di continuare il mio lavoro. Ancora Pippo Gatto.
Sì, mister, arriva il Parma che arriva da un doppio incontro, possiamo dire anche faticato, supplementare di Coppa Italia, quel 3-3 giocato fino all'ultimo secondo di recupero, una squadra che diciamo ha un po' un carico che deve, probabilmente avrà smaltito in settimana. D'altra parte un Cosenza che da tre partite è riuscito a fare un solo gol sul rigore. E qual è un po' la chiave di questo incontro? Ma la chiave di questo incontro, i numeri dicono che il Parma è una delle più forti squadre del campionato, costruita per vincere, lavora con lo stesso allenatore da 2 anni, ha una squadra rinforzata rispetto all'anno scorso che già era forte, non molla mai, perché anche la partita col Palermo, l'ultima partita, ha dato la dimostrazione a una squadra che ci crede fino alla fine. Quindi questa per una squadra, per tutte le squadre, per una squadra che vuole lottare per vincere il campionato, è un fattore molto positivo, significa che se la gioca fino alla fine, e questo è, poi sono forti individualmente, sono forti da collettivo, c'è un allenatore molto preparato, quindi sarà una partita difficilissima da affrontare. Allo stesso tempo noi veniamo da un momento sicuramente non positivo, abbiamo qualche assenza importante, però sono convinto che poi con queste partite contro queste squadre sono partite che a prescindere da tutto li deve preparare, soprattutto dal punto di vista mentale. Sono convinto che la squadra domani farà una grande gara, il risultato è frutto di tanti episodi, però sono convintissimo che la squadra farà una grande partita, perché li vedo durante la settimana e il dispiacere mio più grande è vedere una squadra che si allena così bene come la mia, che a parte tutto la settimana dopo il derby, però si è sempre allenata al massimo, quindi sono convinto dei ragazzi, sono convinto della voglia, della determinazione da parte di tutti, quindi sarà una partita che bisogna curare i minimi particolari, non concedere poco e niente al Parma. Renzo Andropoli. Sì, domani dovrò fare a meno di qualche giocatore importante che in questa prima parte del campionato è quasi sempre stato in campo. Ha pensato a qualche soluzione diversa rispetto al solito 4-2-3-1? Abbiamo lavorato su diverse soluzioni, perché come ha detto lei ci sono giocatori sia per squalifica che per infortunio, abbiamo Canotto e Mares gli esterni fuori per infortuni, e quindi qualcosa abbiamo provato, come abbiamo lavorato anche nelle settimane precedenti, ma questa settimana un po' di più perché dobbiamo cambiare qualcosina, però è una cosa che abbiamo sempre fatto anche durante le settimane precedenti. Però in questa settimana, a maggior ragione, non avendo degli esterni di ruolo, qualcosina dobbiamo cambiare, però abbiamo lavorato su questo anche. Walter Leone. Un po' mi riallaccio alla domanda di Renzo. Siccome abbiamo sempre detto, no, che i risultati poi determinano i giudizi, le prospettive, io credo che mai come in questo momento sia importantissimo il risultato, come venga venga. L'importante è fare in modo che si spezzi questa onda negativa. Ecco, proprio in virtù di questo, siccome ha parlato di aver provato altro, lei pensa che per domani si badi più al concreto e magari arrivare a una soluzione con meno estetica, quindi rivedere anche il modulo, vado proprio diretto oppure no? Ma noi facciamo questo a prescindere dal modulo, noi non guardiamo l'estetica, cerchiamo di andare sul concreto. Il concreto, io sono convinto di quello che dico che questa squadra, forse volevo dire pragmatismo, no vabbè, anche concreto è va bene, io dico che questa squadra sono convinto perché con i giocatori che ho in rosa, tirare la palla in aria e andare sulle seconde palle, secondo me questa squadra fa fatica per struttura fisica, fa fatica per gli elementi che abbiamo in rosa, per qualità tecniche. Le cose migliori l'ha fatta vedere questa squadra, cercando di giocare sempre palla a terra, cercare di proporre. Noi siamo, se andiamo ad analizzare tutte le partite, noi abbiamo creato, siamo arrivati con molta facilità negli ultimi 20 metri. Quello che ci manca è sempre la scelta, l'ultima scelta, l'ultimo passaggio, essere cattivi sotto porta, a prescindere dal sistema di gioco, perché abbiamo giocato spesso e volentieri col 4-2-3-1, ma abbiamo giocato anche con il 4-4-2, con 4 attaccanti puri, che magari abbiamo sempre cercato di imporre il nostro gioco sia in casa che fuori casa. Questa è una cosa che, a prescindere dal risultato, è una cosa che lo vedete anche voi, noi cerchiamo di fare la nostra partita cercando di imporre il proprio gioco. Poi c'è la partita dove trovi la squadra che si chiude sotto linea palla, e questo è anche un motivo anche d'orgoglio, perché
se vieni a Cosenza anche fuori casa e ci aspetti per ripartire, significa che un po' di timore ce l'hai per non concedere le nostre giocate. E quindi noi, a prescindere, come ho detto prima, da tutto, noi cerchiamo di essere pratici e di arrivare prima possibile nella metà campo avversaria. A me non piace tanto il giro palla, a volte lo devi fare perché trovi la squadra che si chiude. E quindi, ripeto, io sono convintissimo di quello che dico, che la palla in alto, questa squadra fa fatica, la nostra squadra fa fatica. Noi siamo bravi a giocare palla a terra e andare a cercare le nostre giocate. E noi dobbiamo continuare, non dobbiamo perdere, a prescindere dal sistema di gioco, non dobbiamo perdere di vista quello che sappiamo fare, perché per me sappiamo fare tante cose, dobbiamo limitare in altre cose che non siamo molto bravi in questo momento. Grazie. Danilo Perri vuole chiudere un attimo. A proposito delle assenze di Canotto e Marres, ecco, domani quanto è importante la prestazione di Florenzi, un uomo capace di comunque avere gli strappi e quindi ribaltare il fronte o comunque dare qualcosa in più alla squadra? Florenzi, ho sempre detto che è un giocatore per noi importantissimo per un semplice motivo, che è uno dei pochi in rosa, come caratteristica, non perché gli altri non lo sappiano fare, molto bravo nell'uno contro uno. Florenzi, l'ho detto qualche settimana fa, l'ho rivisto, il Florenzi che conoscevo d'avversario, è un giocatore per noi molto importante nell'uno contro uno, nel saltare l'uomo, però lo dobbiamo mettere nelle condizioni anche come sistema di gioco per farlo rendere al meglio. Adesso sta in condizione fisica buona, ottimale, gli manca adesso 90 minuti, però sono convinto che ci può dare una grossa, ma grossa mano, e quindi conto moltissimo su di lui come del resto degli altri, ma a prescindere dalle assenze ho sempre contato su Florenzi, che purtroppo all'inizio dell'anno non l'ho mai avuto, non ha fatto la preparazione insieme alla squadra. Sono cose da tenere conto, non perché io non voglia fare giocare Florenzi, perché non stava in condizione da poter giocare dal primo minuto. Adesso sta bene, quindi può darci, conto tanto, come ho detto prima, su di lui. Viviani è rientrato ad allenarsi con la squadra questa settimana, gli ultimi due giorni. Ha recuperato all'infortunio, però viene da un mese e passa che sta fermo, però già poter contare anche per pochi minuti, perché noi anche a centrocampo proprio questa partita abbiamo gli uomini contati, ma io sono convintissimo che faremo, come ho detto prima, faremo una grande partita, perché vedo i ragazzi e perché so che hanno tanta rabbia e conto tanto e contiamo tanto sull'apporto dei nostri tifosi, perché per noi significa tantissimo, soprattutto nei momenti di difficoltà come questi bisogna stare vicini a questi ragazzi che hanno veramente bisogno del sostegno dei tifosi, che se c'è da fare qualche critica va meglio su di me che sui ragazzi. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Ciao, grazie.